and shaking. I love it when you go crazy. You take all my inhibitions. Baby, there's nothing holding me back. You take me places that tear up my reputation. Manipulate my decisions. No, d'accordo. Buonasera alle 21 minuti in diretta su Rete Autosport per parlare diffusamente del campionato di Serie B, in particolare del Pescara. Una preoccupante involuzione, i biancazzurri sono spariti troppo presto dalla partita, il Brescia trionfa 3-0 all'Adriatico come accadde il 15 ottobre del 2005, in panchina c'era Maurizio Sarri, stesso identico risultato. Buonasera Bruno Pace. Buonasera, buonasera. Come va? Beh, abbastanza bene, insomma, qualche acciacco dovuto all'età, ogni tanto. Ecco. Senti, questo Pescara? Pure lui è acciaccato come me. E io ieri ho visto un film Stregati dalla Luna, un film fuori classe, insomma, sì. Con Cher, e si va a sposare la nipote del protagonista, che era molto anziano, cioè. E quando lui si è commosso sapendo che al figlio che diceva: papà, ma che c'hai, perché sei così? Sono confuso, ma le terapie di Sicilia. Io uguale, sono confuso qua in questa. E tu dici: che c'entra sta cretinata? C'entra, perché questa è una squadra che era partita benino, pur senza tirare in porta, cioè, tranne quello dei pettinari all'inizio, eccetera, così. L'approccio giusto c'è stato. Giusto, no? Poi è sparito completamente dopo aver preso il gol, e ha riportato la memoria alla partita precedente, al Cittadella, a tante altre squadre. Quindi preoccupante involuzione e insomma... Non c'è identità, troppi cambi di formazione. Cambi anche di formazione, oggi. Non so se Zeman passa per uno che tiene molto la disciplina del lavoro, per cui magari qualche volta fa o non fa giocare qualcuno secondo quello che ha visto fargli in allenamento. E tutte queste cose che ha. Qualche volta però uno, ovviamente alla sua età, dovrebbe avere la tranquillità psicologica e generale di sovrasedere a qualcosa. Per cui tu vedi una partita che i migliori in campo giocano Zampano il centrale cioè tu dici troppo frequenti questi cambi, insomma, no? Cioè non c'è un assetto e cambi in continuazione. Lo stesso qua, quel ragazzo che è andato in nazionale, ha fatto 2-3 gol, Capone. Arriva e non gioca, insomma, tutte cose un po' così. Il fatto stesso di aver tolto in questo modo, in malo modo, questo Koulibaly oggi dal campo, pur che giocando male, eccetera, così lo stendi un ragazzo. Ma mi sembra un po' troppo velenoso in certe situazioni. Il fatto è certo, non c'è ancora un'identità dopo 12 partite. E poi in un campionato dove c'è una specie di ricerca di un livellamento generale, per cui nonostante le cose vadano male, siamo sempre in condizione di poter rimediare, insomma. E poi altri 3 gol evitabili, no? Per la dinamica in cui sono stati subiti e incassati. 24 minuti, salutiamo Giuseppe Tambone che si sta microfonando. Tutto a posto il microfono? Sì, mi pare insomma. Di sì. Buonasera Giuseppe. Mi sa che ha vinto lui 3-0. Intanto la Juventus credo che mi pare che sia finita a Milano, quindi a Milano Milan 0 Juventus 2, doppietta di Higuain. Andiamo al telefono. Pronto Rete 8 Sport? Pronto, buonasera. Buonasera. Sono Carlo, ciao. Ciao Carlo. Grande Bruno e l'altro ospite, li saluto molto calorosamente. Grazie ricambio. Grazie Carlo. Ciao Bruno. Allora, oggi ci teniamo questo risultato sperando nella risalita, insomma. Secondo me il Pescara non ha terzini, anzi non li ha mai avuti. Sono fluidificanti e basta. Le azioni sono state sicuramente calci d'angolo. Pronto? Sì, prego. Pure le occasioni quasi 5 secondo me non sono state concretizzate, eccetera eccetera. Caracciolo
e compagni sono stati bravi a sfruttare le tre occasioni, noi assolutamente no. Comunque, Zeman l'aveva detto, io la difesa non ce l'ho, non ce l'ho. Bisogna arrangiarsi sino a gennaio con la riapertura del mercato. Però un dubbio c'è. Sì. Non è che qualcuno sta remando contro? I Questa nostri sono ripetutamente monotoni. Mai sono andati in profondità, sempre sulle fasce, in modo costante. Possibile che Zeman non ha loro inculcato altri schemi? Ma è un interrogativo. Saluti a tutti e forza Pescara. Arrivederci. Grazie Carlo. Andiamo ancora al telefono. Pronto, Rete 8 Sport? No, buonasera. Salve. Sono Mario. Non ciao Mario. Ciao più Mario. Perché avevo deciso di non intervenire più alle trasmissioni. Purtroppo alla 12ª giornata, io che sono un perfetto ignorante della materia, lì c'avete un allenatore e un procuratore che sicuramente sono un direttore sportivo. Non... Beh no, procuratore no, non mi pare Giuseppe. Vabbè, ma comunque va bene, ha detto che può andare lo stesso. Ma io sono un ex allenatore. No, no, Bruno, tu hai allenato pure a me, mi hai insegnato molte cose, Bruno. Grazie, ciao. E quello che voglio dire è che io dalla prima giornata ho detto che questa squadra è inadeguata per Zeman. Mi meraviglio come Zeman dal primo settembre non abbia dato le dimissioni. Ma adesso mi meraviglia ancora di più che la società non sa quali pesci prendere. Rimpiangiamo il compianto Scipiglia, che a quest'ora prenderebbe la palla in mano e saprebbe come risolvere questi problemi. Zeman non può allenare, non può insistere con questo 4-3-3, con questi uomini. Allora, se Zeman è integralista, come lui si ritiene e come dicono in tanti, e non ci sente, non nella della sede di voler cambiare, benissimo, allora io presidente, qualora io sono, mi sento il presidente del Pescara, ma purtroppo questa società dopo una pessima retrocessione è riuscita a fare ancora peggio in questa Serie B, quindi non so se ci abbiamo una società, io presidente del Pescara, se Zeman non cambia, cambio Zeman, punto e basta. Grazie e buonasera a tutti. Grazie Mario, andiamo ancora al telefono, poi stoppa le telefonate perché deve intervenire ancora Giuseppe e dire la sua sulla partita di oggi. Ricordiamo il quarto KO stagionale secondo l'Adriatico per i biancazzurri Zeman. Pronto Rete 8 Sport? Massimo, buonasera, Fabrizio da Pescara. Ciao Fabrizio. Ben risentito. Ciao, ben risentito anche a te. Io la cosa più sconvolgente che ho visto in tutte queste partite ricordiamo i tempi di 2011-2012, la cosa che faceva saltare all'occhio più alto nel gioco veloce con gli schemi di Zeman erano anche le sovrapposizioni con, sulla fascia che erano praticamente all'ordine del giorno durante la partita, ce ne stavano più di 20-30 sovrapposizioni quando si era in attacco, praticamente i difensori avversari non ci capivano niente. Io quest'anno non riesco a vederne una, non ce n'è stata una, solamente passaggi in orizzontale, tu a me, io a te, e non c'è nessun tipo di movimento in avanti. Io non so che cosa sia successo, ma non penso assolutamente e non voglio pensare che Zeman queste cose non le abbia più insegnate. Non voglio proprio assolutamente pensarlo. Secondo me c'è qualche situazione all'interno a noi sconosciuta. Poi, se c'è qualcuno che ce la fa sapere, se ci dà qualche informazione per cui ci dovremmo mettere l'anima in pace, allora ci facciamo il segno della croce e aspettiamo la fine del campionato. Grazie Massimo, buona grazie serata. Grazie a te Fabrizio, se fosse vero credo che insomma, difficilmente uscirebbe una situazione del genere, ma io non voglio pensarci, è detto tra noi, insomma, anche perché sì, è vero, il Pescara ha denunciato una involuzione, l'abbiamo già detto, preoccupante,
Però l'andamento di questo campionato non mi pare così negativo, cioè ci sono alti e bassi, non c'è un'identità, questo è poco ma sicuro, la squadra per caratteristiche non è zemaniana e questo è un altro dato acclarato. E poi Giuseppe? C'è qualcos'altro da aggiungere? Ma sostanzialmente giriamo attraverso gli stessi elementi. Oggi ho avuto una brutta sensazione dalla partita, perché sinceramente pensare che il risultato del lavoro settimanale che immagino Zeman faccia in questa, lasciando stare questa settimana che c'è stata la gara infrasettimanale, però il lavoro sviluppato in questo Pescara, in questa settimana o anche nelle precedenti, rispetto al suo modus, il modo di fare, al suo modo di insegnare calcio, di elaborare quello che c'è da elaborare, poi venga tradotto in quello che si è visto, che la squadra ha cercato malamente, ma anche credo anche con poca convinzione, poco ritmo, anche poca cattiveria, perché molto spesso se sei convinto di una cosa, le cose non ti riescono, un po' ci devi anche insistere, no? se sei convinto. Questo tutto in un contesto in cui la classifica non preoccupa, perché è una classifica talmente stravagante che non è la sconfitta in sé che può creare problemi in questo momento, ma magari il modo in cui questa squadra non riesce a dare non solo continuità, ma da qualche settimana continua a dare, credo, segnali contrari. Sì. Cioè una squadra che magari stenta a ritrovarsi all'inizio, però ogni settimana, no? Una sovrapposizione in più, uno schema in più su calcio da fermo, una verticalizzazione, un fuorigioco fatto bene, no? Sono tutti piccoli segnali che, anche se con ritmi molto, molto lenti di crescita, però la squadra sta cercando. Invece la sensazione che ho avuto, spero di sbagliarmi e sicuramente non sarà così, che questa squadra ha mandato oggi un segnale quasi di rigetto, no? Di tutta una serie di situazioni, perché vedere alcuni giocatori che tentano di fare una cosa e altri poi che vanno un po', a Napoli si dice a soggetto, no? A soggetto significa che sostanzialmente non si riesce ad avere uno spartito unico, o perlomeno sembra come quei musicisti che lo spartito se lo sono bello provato durante la settimana, poi quando vanno sul palco per suonare quello che hanno preparato, o dimenticano lo spartito oppure cercano di variarlo al momento. Il Brescia ci è andato a nozze con il Pescara, ma dall'inizio, cioè sembrava un pallido, un bruttissimo 0-0 all'inizio, almeno quella è stata la mia sensazione. Una di quelle partite che il gol poteva venire da un momento all'altro, certo, lì, su un errore, su una... No, la prima difficoltà si è sciolto il Pescara, diciamola tutta, no? Cioè è durata troppo poco questa partita, non c'è stata una reazione, soprattutto nel secondo tempo. La cosa finale è stato proprio quello che nell'interpretazione, cioè a me le cose possono non riuscire, però le ho provate, sono convinto, cerchiamo tutti di farle, qualcosina tiriamo fuori, diamo qualche calcione, facciamo vedere che ci siamo anche noi in partita. E invece questa situazione quasi di ineluttabilità, gli stessi cambi del mister che ha cercato di modificare in corsa, perché i fatti gli davano torto nell'interpretazione del comportamento di alcuni, significa che veramente è un allenatore che le sta provando tutte, cioè sta cercando di cambiare, di modificare. Brugman lo metti lì, ma gioca, cioè questa è una squadra che ha giocato col doppio mediano, cioè, perché Brugman si abbassava al posto di Carraro a prendere palla col terzino, e ha giocato anche col doppio centravanti, perché Mancuso o stava largo, immobile proprio, lì perso senza... Nel vuoto, oppure veniva a fare il centravanti insieme con Però hai detto una cosa importante e interessante, e vorrei chiamare in causa Bruno. Poco fa proprio Giuseppe ha detto: è come se la squadra accusasse una crisi di rigetto.
Se fosse così sarebbe davvero preoccupante. Ma dirigendo, perché magari tutte le nozioni che vuole inculcare Zeman, il quale cambia, le ricambia, eccetera, cioè la dimostrazione che lo stesso Zeman è alla ricerca di un certo equilibrio di squadra, perché lui mi parla di squadra, ma a me 3-4 partite per Pescara la squadra proprio non mi è sembrata ci fosse. Ecco, stava dicendo Giuseppe proprio adesso che lo stesso Mancuso si era messo a fare il centravanti e lì questi continui cambiamenti, cioè c'è confusione. Bruno ha fatto 3-4 volte oggi, delle volte la mezzala e delle volte il regista, e insomma tutta c'è una grande confusione che non può. E poi io mi chiedo una cosa, anche il mister, però io dico, stiamo perdendo, accennavo prima, 1-0, 2-0, quello che era, e tu metti Elizalde, come si chiama? Elizalde, sì, uruguaiano. E non metti Ganz, era in panchina Ganz, penso di sì. Sì, sì, come. Che insomma, per cercare di, che fai? Messo uno per difenderti ancora di più, perché temi di prendere un terzo gol. Cioè, c'è un po' di confusione. Il pubblico è sconcertato di fronte a questo atteggiamento. E lui stesso che alla fine sì, va, vabbè, diciamo gli fa onore tra virgolette, ma va in mezzo al campo a prendere gli insulti delle cose. Sì, ma mi sembra uno che in questo momento non voglio essere toccato nel minimo, dalla minima critica, eccetera. E lui è andato lì anche perché per dire, vedi, io non sfidare perché lo metterei in difficoltà, certo, di fronte all'ambiente. Però è andato lì così, insomma. Ma è lui il primo a non avere le idee chiare. Mi dispiace parlare così di un maestro, insomma. Questa squadra giocava meglio all'inizio quando... Così, nella mente dei giocatori c'era il modo di giocare di Zeman. Tutti c'era quantomeno uno spartito. Tutti i gol venivano, il passaggio da destra a sinistra, su uno che stava al centro dell'area di rigore, non so come facevano, e faceva il gol. Pettinari, Mancuso, l'altro, il ragazzo, Capone. Capone, lo confondo sempre con Caruso, ma guarda, non riesco a liberare. Capita, dai. Capito, Mario? Quindi insomma c'è confusione. C'è confusione. Mi sembra un dato di fatto. Di un equilibrio. Un dato di fatto anche questo acclarato. Allora 20:17 andiamo al telefono, poi le immagini di questa partita. Pronto Rete 8 Sport? Ciao Massimo, buonasera, Ivan da Pescara. Ciao Ivan. Buonasera, come va? Tutto bene? Tutto saluta bene, grazie. Ok, io voglio dire solo una cosa, che veramente adesso basta. Io innanzitutto da tifoso non avrei preso Zeman come allenatore di questa stagione, non l'avrei preso dopo quello che ha fatto l'ultima promozione che ha fatto col Pescara. Non ci scordiamo che c'aveva come giocatori Insigne, Verratti, Immobile, e abbiamo visto tutti. Vabbè, scusa se mi interrompo, però Immobile aveva fatto due gol l'anno prima. Due gol con tre squadre diverse, come no? Insomma, Insigne ne ha fatti qualcuno a fare. Ma guarda che fine hanno fatto. Come? Guarda che fine hanno fatto. Immobile il sì, grande giocatore, però Verratti giocava trequartista o esterno, facendo... e il mister l'ha messo davanti alla difesa. Quindi io lo posso criticare per altre cose, non certo per quel campionato. Stiamo facendo giocare un Del Sole che l'hanno pure bruciato, secondo me, che non è nostro, mentre abbiamo pagato 1,5 milioni di euro Ganz. Del Sole deve giocare perché a Sebastiani gli servono le presenze. Ganz fino adesso non ha fatto una partita da titolare, non sappiamo com'è sto ragazzo. Abbiamo pagato 1,5 milioni di euro. Questo sì, giusto? Questo è buono. È giusto? O no? Sì, prego Ivan, non ho capito. Allora, abbiamo comprato Ganz, il nostro, del Pescara, giusto? Sì, beh, certo. 1,5 milioni di euro. Anche firmato 5 anni di contratto, quindi. Ok, e non ho giocato una partita da titolare. Sì. Perché? Perché Del Sole deve giocare per i gettoni di presenza, per prendere i soldi a fine anno per il presidente. Sì, ma i ruoli sono diversi, Ivan, scusami. Non aggiungiamo confusione a confusione. No, perché se deve prendere il gettone di presenza, non l'avrebbero acquistato 1,8 milioni quello che è costato, no. L'avrebbero preso un altro, insomma, voglio dire. No? Perché ancora non fa una Zeman, non ci sta a capire proprio niente. Va bene. Allora, il discorso di Del Sole, scusa, facciamo un po' di chiarezza, perché allora Del Sole è un giocatore in questo momento della Juventus, però non c'entra niente, cioè il gettone di presenza, guarda, è una infatti storia, non sta giocando nulla, non c'entra proprio nulla. Allora, se vogliamo criticare questa squadra, la squadra di quest'anno, Ivan, io sono d'accordo. Una domanda al direttore sportivo. Ecco. Sì. Allora, Zeman già si sapeva che veniva da giugno, quindi la squadra l'ha fatta Zeman, perché il direttore sportivo
insieme all'allenatore compie gli auguri di giocatori. Come mai i giocatori non sono adatti al gioco di Zeman? Chi ha sbagliato? E chi ha sbagliato? Allora, secondo te, Ivan, chi ha sbagliato? Perché questa è una domanda che ha già una risposta insita o no? Perché non ho capito bene dove vogliamo arrivare. Cioè, chi ha sbagliato secondo te? Io sto richiedendo al direttore sportivo, perché se tu mi vieni da me, io per il lavoro mio mi dici voglio questo, io ti dico no, non ti va bene. Allora, non te lo faccio un lavoro. Perfetto. Vabbè, allora risponde Giuseppe, grazie. Allora, Ivan. Allora, l'idea dello sviluppo poi storico di quelle che sono state le vicende. Da un lato è vero, è un progetto che nasce probabilmente da febbraio-marzo, no? Quando Zeman è arrivato, in una prospettiva di salvezza immediata per quello che era possibile, oppure comunque di continuare un progetto in questa stagione. Ma è anche stato chiaro che il suo progetto non prevedeva il mantenimento, non avrebbe coinvolto molti dei giocatori che aveva sia l'anno scorso e all'interno di quel progetto. Quindi io credo che la vicenda del Pescara, per quanto riguarda l'estate, è andata avanti su due binari. Da un lato la costruzione della squadra secondo più o meno le indicazioni di una squadra giovane con determinate caratteristiche. Lui chiedeva un ricambio generazionale, da parte dell'allenatore, e dall'altra parte la necessità per il Pescara di dismettere una serie veramente pesante numericamente di giocatori, perché poi consideriamo anche quelli che sono rientrati dai prestiti sia di Serie C che anche di Serie B, che è stata una campagna acquisti figlia di un compromesso, ed è stato di un grande compromesso. E quella è una cosa che Le stagioni non sono positive, insomma. E quella è una cosa che se ti ricordi, fin dall'estate io un po' così per esperienza avevo buttato, che era quella della famosa costruzione del gruppo. Il mister sa perfettamente che la preparazione estiva serve non solo a dare un'identità alla squadra, ma anche a dargli una caratteristica di gruppo. Ed è evidente che il Pescara non ha lavorato bene sotto, non ha potuto lavorare bene, perché quando vai in tanti in ritiro, perché tutti devono essere convocati, devono avere le loro chance, devono avere anche per contratto, per obblighi, la preparazione è fatta come gli altri. Ci sono più difficoltà e quindi lavoro, è chiaro che all'interno di quel gruppo c'era chi era mentalizzato col progetto di Zeman, perché era un giovane, perché si stava giocando, pensava con questo allenatore di potersi giocare una fetta di futuro, come era successo per altri. Chi magari aspettava una chiamata per andarsene, chi si è sentito magari rifiutato, rigettato, eccetera. E quindi nel complesso il Pescara, che è poi venuto dal primo di settembre, ha visto ricomporsi quello schema che era ad inizio ritiro, per cui c'erano giocatori che nel frattempo erano arrivati per un tipo di progetto e altri che si dovevano integrare. L'integrazione non sta dando i frutti sperati, perché credo che anche lo stesso Zeman stia cercando di inserire questi giocatori che sulla carta o non voleva o non erano ritenuti adatti o non si volevano inserire in questo progetto, cercando di coinvolgerli. Ed è proprio il coinvolgimento, secondo me, che è la cosa principale, perché dal punto di vista, credo, tecnico-tattico, cioè sono tutti giocatori che o con esperienza o giovani e quindi con la tabula rasa. Voglio dire, i movimenti, gli schemi, le cose, dopo un po', dopo qualche mese li imparano. Coinvolgendone tanti, anzi troppi, è difficile anche lavorare. Certo. Perché io una volta sono andato a vedere un allenamento al Poggio degli Ulivi, il campo è rettangolare, dovevano giocare sulla fascia lunga del campo, perché per metterli tutti in fila, ne erano 33, perché se dovevano giocare sulla corta non c'era lo spazio per tutti quanti. E lui si lamenta anche per questo, anche a me darebbe fastidio, i miei ricordi di allenatore, avere una rosa eccessiva, che ti porta anche a sbagliare in certi casi, perché quando hai qualche dubbio, eccetera, ne hai 3-4 nello stesso ruolo, ma allora mettiamo quello, può essere anche quello uno dei motivi per cui poi si cambia in continuazione il risultato. E la società doveva intervenire, provare a vendere quei 5-6 in esubero, che in effetti disturbano quando si... Assolutamente, allora andiamo al telefono. Prima però Fausto Grande, che scrive: lo spogliatoio si è letteralmente sgretolato, Zeman è il principale responsabile per tutte le esternazioni, le elucubrazioni, le battutine della barra e tutte le scelte discutibili fatte ai danni di molti giocatori che dovevano essere la colonna portante di questa squadra. Oggi i nodi purtroppo stanno venendo al pettine. Andiamo al telefono e poi pubblicità. Pronto Rete 8 Sport.
Salve, buonasera, sono Francesco. Salve Francesco. Allora, volevo fare un'osservazione, no? Vedendo la partita di oggi, no? Sì. Per esempio, dopo 25 minuti il mister cambia Koulibaly, vuol dire che c'è un problemino. Al 40esimo per la precisione. Ah, perfetto, sembrava prima, dallo stadio sembrava un po' prima. No, vabbè, comunque cambia poco, voglio dire, sempre nel primo tempo è stato fatto. Prego, prego. Bene, vuol dire che lui non ha visto bene qualcosa. Se tu lo cambi, questo ragazzo, non lo fa giocare più. Se tu vedi che non va, non lo fa giocare, anche per la squadra. La squadra poi che cosa pensa? E come oggi ho avuto la sensazione, come se la squadra non dava retta più a Zeman, oppure che loro non sanno fare il 4-3-3 di Zeman, che non sappia fare il loro gioco. Oggi veramente vedere questa squadra sembra, no, noi non diamo retta a Mister. Perfetto, questa è la mia. Poi no, volevo fare un'altra osservazione. Sì, velocemente. È la prima volta che si mette in discussione il Mister. E non sono d'accordo alcuni che mettono in discussione la società. No, i problemi societari ce l'hanno tutte le squadre, sia dalla Serie A e la Serie B. Per cui noi questa società segniamocela stretta, senza stare di oddio Scibiglia 20 anni fa, no, Scibiglia era 20 anni fa, ma adesso quindi, abbiamo questa società, senza che si critica. Loro nel bene e nel male Perfetto. Fanno qualcosa e ci stanno a fare la Serie B. Grazie. Secondo me. Grazie per questo intervento. 20:26, dobbiamo andare in pubblicità, poi le immagini di questa sconfitta, la seconda davanti al pubblico amico. Prima però un post dell'amico Stefano Petrelli che scrive: ciao Massimo, ma potrebbe essere che la vicenda Pigliacelli abbia schierato la squadra, quindi abbia influito, insomma, la squadra contro Zeman. Oggi vedi il terzo gol, sembravano quasi non voler giocare. Inoltre tutti i cambiamenti di uomini e ruoli sono da attribuire al tecnico o a input a cui il tecnico deve sottostare affinché si valorizzi qualche giovane per poi venderlo. Questo era un punto interrogativo, una domanda. Poi scusa, che cosa c'era scritto? Grazie. Max, grazie a te due ospiti per un vostro commento a questi miei dubbi. Vogliamo rispondere velocemente? Sì, io non credo assolutamente a questo fatto di questa influenza della società per poter poi vendere la Zeman, non lo permetterebbe comunque, ma il problema invece è che la squadra non ha ancora assimilato quelli che sono i dogmi calcistici di Castiglione. La verità è questa, è una verità tecnica. È tecnica, perché certo. Qui lo stesso Zeman non lo sa, perché ha cambiato squadra tutte le volte. Quando si diceva prima, la settimana precedente, che c'erano le sovrapposizioni sulla fascia, ma c'erano anche dei centrocampisti che saltavano l'uomo. Certo. Quindi il difensore veniva incontro, si creava lo spazio per poter poi era fare... un meccanismo perfetto. Era un meccanismo tecnico perfetto e certo. Tattico, tutti certo. E due. Adesso non c'è questo meccanismo perché non c'è ancora una squadra. Assolutamente, deve ancora trovare la quadra, come la si quadra. Dice in gergo. Zeman, Giuseppe. Sì, no, credo che abbia risposto bene Bruno. L'unica cosa relativamente a Koulibaly, io credo che sia stata una sostituzione dettata dal fatto che il ragazzo non stesse giocando bene, sì. Era l'unico, e credo che questo sia il fattore per cui Zeman lo ha sempre riproposto con grande fiducia, probabilmente anche perché ha apostrofato forse anche dal pubblico, immagino. No, credo che il vero problema sì, poi il discorso negli spogliatoi, però il discorso è che secondo me è un giocatore che dà fisicità in quel reparto, certo, sì. un reparto che anche con gli altri non ne ha, però è un giocatore che non dà profondità come gli altri, come lo stesso Brugman, ma a differenza di Brugman commette meno errori in certo. Fase di impostazione, sbaglierà anche diciamo i tempi di inserimento, però Brugman comunque è un giocatore che ti dà più affidabilità, mentre l'altro sistematicamente si era creato un vuoto intorno perché non lo supportavano, non lo aiutavano, perché è una delle, certo. delle motivazioni che viene anche all'occhio, che non si aiutano. Sono errori, cioè, quando al centrocampo diciamo sono in difficoltà, diciamola tutta prima della pubblicità. Il problema serio è a centrocampo. Assolutamente. Perché insomma è lì, i limiti del Pescara sono tutti lì. Ma non Bruma, insomma tutte le Il problema è a centrocampo. Allora 20:30 ci fermiamo per la prima volta, restate con noi.
20:35, allora siamo in diretta su Rete Autosport, stiamo parlando di questa sconfitta del Pescara, 0-3 con il Brescia. Diamo prima uno sguardo ai risultati della giornata, facciamo il riepilogo e poi le immagini principali, le fasi salienti di questa partita. Bari-Ascoli 3-0, intanto vabbè, la Juventus ha vinto a Milano nell'anticipo dell'undicesima giornata di Serie A, doppietta di Higuain. Domani il resto del programma, questa sera alle 20:45, tra poco Roma-Bologna, il confronto in famiglia tra Eusebio Di Francesco e il figlio Federico, chissà che però se giocherà o meno, perché scusa, non sappiamo. Hai letto simpaticamente, no? Perché il padre mi ha detto, mio figlio mi fa ridere, gli ho chiesto se giocava, ha detto non lo so, capito? Cioè, non gliel'ha detto, non gliel'ha detto. Allora, questi risultati del campionato di Serie B, naturalmente ci sono tre partite da disputare tra domani e lunedì. Bari batte Ascoli 3-0, Cesena Novara 2-2, Cremonese Perugia 3-3, è la prima partita del neotecnico Roberto Breda, che ha sostituito in settimana Federico Giunti, tra l'altro sempre in vantaggio il Perugia, alla fine il pari su un rigore molto generoso, ci fermiamo qui, di Paulinho, proprio a due minuti dall'epilogo della contesa. Palermo batte Entella 2-0, Palermo prossima avversaria del Pescara venerdì 3 novembre alle 20:30 all'Adriatico Giovanni Cornacchia. Parma Avellino domani alle 15, Pescara Brescia 0-3, tra pochissimo le immagini. Pro Vercelli Foggia domani alle 17:30, Salernitana batte Empoli 2-1, il nono risultato utile consecutivo per la squadra di Alberto Bollini, una sola sconfitta lo scorso 9 settembre sul campo del Carpi, dopodiché 9 risultati utili consecutivi, 5 pareggi e 4 vittorie. Spezia Cittadella 0-0, l'unico 0-0 della giornata. Venezia Frosinone 1-1, Ternana Carpi il posticipo di lunedì alle 20:30. La classifica, in testa c'è il Palermo con 21 punti, tra l'altro migliore difesa del campionato con 9 reti al passivo. Empoli, Frosinone 20 punti al secondo posto, Bari e Salernitana 19, Cremonese Venezia 18, Parma Cittadella e Novara 17, Avellino Pescara e Brescia 16, Carpi 15, Perugia e Spezia 14, Entella e Ascoli 13, Cesena 12, Ternana e Foggia 11, chiude la Pro Vercelli con 10 punti, ma ci sono 6 squadre che devono ancora giocare tra domani e lunedì. Vediamo allora le immagini più importanti, naturalmente cominciamo dalle schermate tattiche, ben 5 novità rispetto al turno infrasettimanale di martedì scorso del Castellani di Empoli, rientri di Zampano e Bovo in difesa, poi Benalli e Koulibaly dal primo minuto, ma la novità sostanziale è rappresentata dall'impiego di Carraro, classe 98, proprietà Inter. Brugman torna a fare la mezzala sinistra, mentre Mancuso praticamente viene dirottato a destra, la sua fascia naturale, diciamo così, rispetto al match di Empoli. Vediamo invece come si è schierato il Brescia, 3-4-2-1, tra l'altro Marino ex della partita al pari di Zeman. Marino conferma l'11 che ha battuto nell'anticipo di lunedì scorso, nell'anticipo del turno infrasettimanale, il Bari per 2-1, Minelli tre pali, Somma, Gastaldello e Lancini trio di centrali di difesa, Cancellotti e Furlan a mio avviso è stato il migliore in campo, con Martinelli e Bisori nel cuore del reparto nevralgico, sulla tre quarti Macin e Ferrante alle spalle di Andrea Caracciolo, ancora a segno, segnerà il suo 171esimo gol proprio all'Adriatico con la maglia del Brescia. Possono partire le immagini, questi è Perrotta, Zeman inquadrato e questi naturalmente è l'ex Pasquale Marino, stagione 2013-2014, il primo tentativo del Brescia con Macin, la palla bloccata senza difficoltà da Vincenzo Fiorillo, poi il tocco delizioso in profondità di Brugman per Mazzotta, il riflesso di Minelli, il tapin di Pettinari, il pallone che termina a lato, opportunità monumentale per il Pescara, ci prova Bovo sul calcio di punizione, il pallone termina alto sopra la traversa della porta difesa da Minelli, poi ancora un cambio gioco, siamo al 36esimo, il momento importante, più importante del primo tempo, Furlan, serie di finte, tutti restano a guardare, difesa schiacciata all'altezza dell'area piccola e Macin, praticamente un rigore in movimento, piattone che non lascia scampo a Vincenzo Fiorillo, difesa troppo passiva in questo caso, poi il tentativo di Bisoli, qui stava per commettere una clamorosa frittata Fiorillo che poi
rimedia andando a bloccare la pallone in due tempi. Siamo nella ripresa, due lampi del Pescara, la verticalizzazione di Carraro per Mancuso che fa tutto molto bene, si gira, ma il suo sinistro termina di poco al lato rispetto al palo destro della porta difesa da Minelli. Qua fa il massimo Pettinari, rimette un gran pallone in mezzo, colpo di testa in avvitamento di Mancuso che spolvera la traversa della porta difesa da Minelli. Qui perde palla ingenuamente Carraro che poi disturba comunque la conclusione di Bisoli, il tiro altissimo alle stelle da parte del centrocampista del Brescia. E poi che cosa succede? Succede che il Pescara subisce questo secondo gol. Macin nella terra di nessuno viene ignorato dai compagni di squadra, l'assist per Caracciolo che controlla e con grande freddezza faccia a faccia con Fiorillo non sbaglia il gol di Andrea Caracciolo, 36 primavera, il terzo gol dopo 3 minuti al 20° minuto della ripresa. Ferrante si libera con troppa facilità di Perrotta e poi infila in diagonale il portiere del Pescara Vincenzo Fiorillo. Il Pescara sparisce completamente dalla partita. Rivediamo il gol di Alexis Ferrante, attaccante italo-argentino, scuola Roma. Ci prova Pettinari nel finale, bravo il portiere Minelli. Tra l'altro, insomma, il Brescia sforna sempre dei portieri di ottimo livello, anche Minelli dopo Cragno e tanti altri, le ali, insomma, la lista è davvero corposa. Finisce qui la partita 0-3, insomma, abbiamo visto in breve quello che è successo. Ma Perrotta è stata l'immagine del momento psicologico della squadra. Quello l'ha dribblato come sì. Poi un mancino l'ha dribblato di là perché lui si preoccupava solo, esatto, di qua. L'altro, il secondo gol, c'era uno vicino, mi ricordo chi era, che poteva entrare, secondo me scivolato su quel passaggio filtrante che poi ha portato al gol di Macin, eccetera. No, tu dici il primo o il secondo gol? Tutte e due. Poi dopo li analizzeremo con dovizia di particolari. Intanto il andiamo al telefono, dottore Teatro Sport. Pronto? Pronto? Sì, buonasera. Sì, buonasera, sono Donato da San Vito. Salve Donato. Scusate per la voce, ma oggi mi sono un po' arrabbiato allo stadio, quindi mi è andata via la voce. Allora, io sono un abbonato pluriennale, quest'anno sono stato anche a Carpi, a Parma, forse parte un po' che hanno... ci hanno buttato un po' di fumo negli occhi, perché il Pescara quest'anno sta giocando male, anche quando abbiamo vinto. E sono d'accordo con il mister Pace, che saluto con affetto, grazie. Sul fatto che Zeman secondo me sia un po' in confusione. Uno, il grande enigma Brugman, mediano o mezzala, cioè bisogna decidere se lui è un mediano o una mezzala. A mio avviso un mediano, e quindi va tolto questo impasse, anche il ragazzo dall'impasse che si sovrappone spesso al mediano che poi gioca quando lui fa la mezzana. Sì. E poi ci sono degli elementi a mio avviso che sono non sono all'altezza della situazione, lo stesso per Rotta. Ci abbiamo Coda e Bovo, che sono quelli più elementi di esperienza, eccetera, e che giocassero loro, no? E ricambia. Koulibaly non ha fatto la scuola calcio, sì, fisicamente sarà quello che sarà, ma stoppa la palla con difficoltà. Mi dispiace per i ragazzi di queste cose, ma è così. Perfetto. Ci sono altri ragazzi che tecnicamente sono decisamente superiori. Grazie per questo intervento l'amico di San Vito. 20:44, andiamo ancora al telefono. Pronto Rete 8 Sport? Pronto? Pronto? Sì, buonasera. Ciao Francesco da Pescara. Salve Francesco. Innanzitutto ti volevo fare i complimenti, ti seguo sempre molto volentieri per la tua pacatezza, competenza e cultura. Che lui? No, pensavo Giuseppe. Grazie Francesco. Giuseppe Tambone e l'immenso mister Bruno Parimenti. Quando vedo lui mi ricordo. No, ero un po' geloso perché
Io, mister, quando vedo lei, siccome sono caro amico dei suoi figli, in particolar modo di Federico, mio collega ed amico, ricordo sempre la piadineria di via Borgonovo a Bologna, dove andavamo a mangiare io e suo figlio, e c'è la sua foto splendida con la maglia a strisce verticali rosso e blu del Bologna. Adesso mi fai commuovere. Poi tra l'altro, anche a Bologna, no, lui era noto perché vero, era protagonista di Bagordi Notturni proprio. Beh, se mi sente mia moglie, la vuoi smettere? Ma mia moglie è giovane. Beh, io insieme al figlio e il mister non lo so. Quando ovviamente non era sposato, ora conosco moglie e figli, quindi non mi permetto. Io faccio un brevissimo intervento, Massimo. Sì. Facendo un'osservazione, io prima ero un grande tifoso, adesso mi considero uno sportivo tifoso. La caratteristica delle squadre di Zeman è sempre stata, come diresti tu, il mostrare una vis pugnandi, cioè le squadre di Zeman mi divertivano, ora come ora mi annoiano, cioè, o almeno questo inizio campionato non mi divertono particolarmente le giocate della squadra, o comunque io non so se voi concordate con me, ma insomma noto questo, quasi una svogliatezza non tipica delle squadre sue, delle squadre di Zeman, che comunque sono sempre pugnaci, combattive. Sì, questa è una squadra che gioca sotto ritmo. Esatto, tra l'altro. Esatto. Io strano. Mi dispiace perché ho nel cuore i colori bianco-azzurri. Chiaro. E ovviamente noi veniamo un po' dall'anno scorso, io sono anche amico del mister Massimo Oddo, quindi mi è dispiaciuto come è finita la situazione dell'anno scorso, ma anche quest'anno insomma purtroppo le sventure proseguono e comunque mi auguro ovviamente di una ripresa al più presto della squadra, speriamo già da venerdì. Perfetto, grazie. Grazie a tutti. Grazie. Ancora. Ti ringraziamo per i complimenti, grazie. Un abbraccio, andiamo ancora al telefono. Pronto Rete 8 Sport. Pronto, buonasera. Buonasera. Francesco da Montesilvano. Sì. Saluto a tutti. Niente, io sai che ti volevo ricordare, tu sicuro te lo ricordi. Quando il primo allenamento di Zeman su al Poggio, prima volta che venne, quando quel giorno che mise quelli che diciamo tolse fuori, mise all'altro campo, dispose tutti i giocatori agli spigoli di ogni della metà campo, delle bandierine, mise 8 giocatori a un lato e 8 a un altro, lui e Cangelosi. Allora sotto la tribuna, io stavo là, c'erano Gessa e Sansovini, si guardarono e dissero: ma cosa dobbiamo fare? Arrivò Insigne e gli disse: ma te lo dico io cosa devi fare, e iniziarono a fare le catene, quelle che fa Zeman. Qui in questa squadra, oltre che sono scarsissimi i giocatori, ma sono scarsi, non sono in grado di capire, secondo me, il gioco di Zeman, perché prima di tutto non c'è nessuno che interprete, che sta là in mezzo e fa già sa un po' che deve fare, lo diceva sempre voi, che quando Zeman venne portò 5-6 elementi, la foggia, tra cui Romagnoli, Conè. Scusami se ti interrompo per un attimo, l'errore più grave è ancora quello di fare un paragone con la squadra di 6 anni fa. Non ho mai capito, non voglio dire con i giocatori, voglio dire che non c'è il gioco di Zeman, Lugano, pure là, certe volte ci azzeccavano, ma dopo non ci azzeccavano a fare il gioco di Zeman, perché il gioco di Zeman ha un modo di linguaggio che se non lo capisci, quei ragazzi oggi giocavano davanti, Benali giocava come giocava con Oddo, che a me mi piace come gioco, ma non tiravano e non tirano in porta, non tirano nemmeno da fuori area, quindi non ci entriamo in porta. Se non c'erano i due tiri di quel bravo ragazzo Mancuso, che pure oggi lui, ma oggi tutti sbagliavano, oggi sì, è stata una cosa, assolutamente l'apoteosi dello sbaglio. Vabbè, mo speriamo che ci riprendiamo, tanto questo è quello che succede. Se rivincono 2 partite, dai che mo torniamo in Serie A. Fammi salutare 2 ragazzi che stanno a fare un torneo di calcetto, che stiamo a vedere i numeri, dei ragazzi di Cappelle che fanno qui. Stanno facendo il torneo di calcetto in Qui sotto qui a... giocano e guardano la trasmissione, ok? Sì, Gianmarco Marcucci, Pavone Antonio, Luca Mantini, Alessandro Di Zio, volevo salutare. 4 scarzoni. Uno si chiama... io lo chiamo il Canutè di Cappelle. Grazie Pavone. Ti salutiamo. Allora Giuseppe, volevi intervenire su questa telefonata? No, noi il calcio lo complichiamo, il calcio rimane un gioco, proprio la popolarità è dovuta al fatto che è di facilissima comprensione e sinceramente farò fatica, più lo sento e più faccio fatica a pensare che un allenatore come Zeman, una persona come Zeman che ha avuto una carriera pluri 10, 20, 30, 40 anni, non lo so di quant'è, faccia fatica
a farsi comprendere da un gruppo di ragazzi che i giovani hanno avuto un percorso, quasi tutto un percorso primavera che dovrebbe renderli un po' evoluti, certo. E gli altri hanno fatto il loro percorso e sono più esperti, quindi sinceramente immaginarmi questo allenatore che parla durante la settimana, fa ripetere continuamente, certo, i movimenti, le situazioni eccetera, i video, tutto quello che fa il lavoro durante la settimana, e poi ci sta gente che arriva la domenica e che si è scordato, non l'ha capito o non è nelle loro corde, cioè, questo credo che sia una grandissima scusa e un grandissimo velo che si va a mettere. Di responsabilità, secondo me, sull'allenatore, che gli errori, la responsabilità di questa situazione è di tutti, evidentemente, perché certo, le cose quando non vanno è chiaro che è di tutti. Però io credo che addossare a Zeman la colpa di non farsi capire dai giocatori mi sembra veramente il colmo. Cioè, anzi, volendolo anche semplificare, il suo modulo di gioco mi sembra abbastanza semplice, abbastanza poco complicato, che prevede alcune cose, poche cose che vanno fatte in determinata modo. Attacco della profondità, vabbè, insomma, circolazione della palla, non ci deve essere, se i giocatori la verticalità, come la chiamano, se non riescono a capire i giocatori d'ascolto, però il tifoso non capisce, però il tifoso, perché per esempio in una squadra che l'ho detto prima sta perdendo 2-0, 1-0, non mette Gans e mette Zidane. No, questo è un altro discorso. Aspetta, Bru, il discorso è che questa cosa di non farsi capire credo che sia totalmente inverosimile. Il tifoso non capisce, al pari, se mi permetti, della scusa, siamo una squadra giovane che dobbiamo... Ma che giovane, cioè, andiamo a vedere le formazioni, ragazzi, certo. c'è gente che ha centinaia di partite nei professionisti e sinceramente i ragazzini lasciamoli perdere, perché... Gli interpreti non sono giusti, ma questo è un altro discorso. Magari non hanno le caratteristiche congeniali. Massimo, la disponibilità va bene. Questo lo discutevamo e te lo dicevo io per primo, certo, a luglio, certo. Ma anche i ragazzi che sono arrivati. Però detto questo, se tu dai la disponibilità, dopo un po' il movimento, che non, anche se non l'hai mai fatto, anche se è contrario a quello che hai sempre fatto, dopo un po' lo impari. Se non lo impari e ti viene da solo, cerchi di farlo e lo sbagli. Allora, scusa, però Giuseppe, in estrema sintesi, questo gruppo non segue più l'allenatore, allora? Ma io, da quello che ho visto oggi, secondo me non c'è la giusta convinzione, non voglio dire la disponibilità, a buttarsi in una situazione che evidentemente molti sentono come una forzatura, e che non deve essere così, perché ammesso e non concesso che fino all'altro sei mesi fa hai giocato in un modo, non ti farà mica male imparare a giocare in un altro. Non è scoccata la scintilla. A fine anno sai giocare come prima e come dopo. Tu che sei un allenatore, no, dico, sentire una cosa del genere, che può avere un fondamento, è preoccupante e grave. No, cioè, quei signori procuratori, anche succede che quando un suo giocatore non gioca dopo il tempo, te dice: non ti preoccupare, io l'ho avuto sulla mia pelle l'esperienza di Frutti, un centravanti, ex Bologna, mi serviva tanto, poi al Modena, poi nel Bologna, eccetera, e le ultime partite non voleva giocare perché aveva fatto un triennale, io dopo l'ho saputo, col Modena, e per cui... Chi è? Stava chiamando la pubblicità a Max. No, un attimo, eccetera. E non è il solo, lo stesso nostro amico centravanti, quello, come si chiama, il grande centravanti napoletano, Luiso. Ah, Luiso, Pasquale Luiso. Luiso, io lo allenavo da Avellino, a un certo punto mi dice a 3, 4, 5 giornate dalla fine: mister, io non vorrei giocare più perché io pensavo fosse stato preso dal Verona, invece andò a Piacenza. Andò a Piacenza e dove fece un gran gol col Milan l'anno dopo, sorpicciata e tutto quanto, insomma, lui, io ho detto: Pasquale, avevo un buon rapporto con lui, gioca lo stesso, già se tu ti metti lì due giocatori stanno addosso a te. Pasquale Luiso non ha più toccato un pallone. Vabbè, però lì stiamo parlando da 600 però stiamo parlando alla... di fine stagione. Partite mancavano. Ho capito, adesso siamo alla 12ª, non credo che si possa verificare una situazione però analoga. Adesso però c'è la consolazione. Il giocatore, non ti preoccupare, vedrai che tu adesso a gennaio andremo via. No, il ragazzino. Sì, perché adesso ragazzino lo frastorni. Perché adesso sono pressanti i procuratori. Sarà un paradosso quello che ho detto.
Però dico io, cioè, alla fine tutto si può imparare. Sono d'accordo. Ci sono i ragazzi giovani, ci sono quelli che hanno esperienza. Io non so se farà più in fretta il giovane a imparare qualcosa di nuovo. O bisogna l'esperto. Riflettere su quello che hai detto. Chissà se si tratti davvero di una crisi di rigetto. Speriamo di no, altrimenti sarebbero guai. 20:55, parlavi di Sauro Frutti, doppietta proprio a Pescara l'anno di Galeone, Pescara 1, Modena 2. E segnò in quell'occasione Rebonato il 21esimo gol. Pubblicità. Mi offende perché lui ha una memoria di ferro, l'età, cioè io non mi ricordo quasi niente. Alziamo e andiamocene. Andiamocene, dai, Giuseppe. Oddio, senza. Ma siamo in onda? Ah, no, eccoci qui, allora 21 in punto, Zeman a fine partita, non ve lo possiamo riproporre perché l'audio purtroppo è pessimo, siamo troppo lenti e prevedibili, non verticalizziamo come dovremmo, non c'è ritmo, commettiamo errori sul piano del gioco, abbiamo fatto molto meglio nelle prime partite, il centrocampo gira troppo palla, ovvero il contrario di quello che chiedo, non c'è la necessaria aggressività verso la porta avversaria, il Brescia è stato cinico, 3 occasioni, 3 gol, a noi manca il gioco in verticale, Koulibaly ha sbagliato troppo, Pettinari gioca troppo fuori area, Perrotta ha portato l'attaccante in area in occasione del terzo gol, peccati di inesperienza. Sono le 21 in punto, andiamo alla telefono, pronto Rete 8 Sport? Pronto? Buonasera. Sì, buonasera. Sono Antonio di Pescara. Salve Antonio. Carissimo. Ciao Antonio, oggi ciao. Siamo stati a prenderci un altro veleno, mi hai riconosciuto Massimo. Allora, quello che voglio dire semplicemente è questo, sì. Confermo la scarsità di questo campionato di Serie B, basti pensare l'Empoli che ha vinto con noi Antonio in settimana e oggi le ha buscate a Salerno di santa ragione. Poi la cosa che a me mi preoccupa invece è questo, oggi secondo me Zeman ha sbagliato nettamente i cambi, sì. Far giocare Koulibaly e cambiarlo dopo mezz'ora perché comunque ha sbagliato l'impossibile è un segno abbastanza tangibile, così come anche Brugman, ci sono stati 7 passaggi sbagliati determinanti. Davanti al cospetto di un Brescia di Marino che a fine partita aveva dichiarato ancora col 4-3-3 quando invece aveva 5 difensori allineati, così come Vivarini durante la settimana. Io mi domando e dico, è una squadra che sicuramente non ha fatto il tecnico, ha dato delle indicazioni ma 10 giocatori precisi non gli sono stati presi. La società a questo punto, secondo il mio punto di vista, dovrebbe agire nei confronti di questi giocatori, gli stipendi li prendono. Non escono con la maglia sudata al 100% come comunque un tifoso vorrebbe vedere e venerdì contro il Palermo, signori miei, veramente si fa veramente dura. A me la cosa che mi preoccupa è anche questo. Abbiamo Capone in panchina che è stato il migliore fin quando ha giocato e ha risolto anche delle partite. Mancuso da un paio di settimane è rientrato, però ancora non ha la condizione perfetta. Sì. Questo secondo me è un indice che o il tecnico subisce anche delle pressioni e quindi non è libero di agire e di decidere secondo la sua volontà, o altrimenti qui veramente c'è qualcosa da riflettere. Balzano, che è l'unica sua partita fatto a Carpi, è stato ottimo, nonostante tutto l'unico vero difensore che anche grazie Antonio, sei stato perfetto, grazie Antonio, te ho riconosciuto mentre facevi la disamina che insomma per molti versi è condivisibile, però c'è da dire che insomma Zeman non si piega a nessun tipo di compromesso, almeno per come lo conosciamo noi, magari non se ne accorge come ha detto Bruno. Anzi Zeman se si fosse qualche modo, dico piegato ma ondulato, un po' avrebbe risparmiato qualche esonero di quelli che ha avuto, perché lui tutto d'un pezzo fino alla fine. No, ma la dimostrazione, e lo dimostra anche adesso. Il caso Pigliacelli è la dimostrazione. Il caso Pigliacelli dice questo è di mia competenza, vai in tribuna. Momento, tu vieni in panchina, poi ti metto la multa che ti devo mettere, ma che fanno? Si dà come il Pescara, in Serie B va lì che se si fa male un portiere, gestita chi malissimo. Va in porta? Come una volta quando andava alla sinistra. Gestita malissimo. Malissimo. Gestita malissimo. Allora, questo è poco, ma sicuro. Poi insomma Zeman ha detto, Zeman, non prendo le porte a nessuno a condizione che cambia atteggiamento Pigliacelli, quindi ci dobbiamo aspettare che Pigliacelli si copra, ecco, il capo di cenere, chieda scusa non solo a Zeman ma anche ai suoi compagni di squadra. Vedremo quello che
che accadrà la prossima settimana. Andiamo al telefono, pronto Rete 8 Sport. Sì, pronto, sono William. William, carissimo, cioè, ciao, William. Massimo, sono raffreddato. William al telefono, William al telefono. Sei venuto molto volentieri, però purtroppo sono raffreddato. No, stai benissimo. Senti, volevo dire una cosa soltanto. Volevo intervenire sì. per dire una cosa soltanto, sì. perché io ascolto tutte le critiche, i tifosi, perché molte volte la vita di ciascuno di noi dipende anche da quello che il modo di giudicare da parte degli altri, no? Bene. Considerato questo, intanto saluto Bruno e Giuseppe, perché non ho già subito. Volevo dire, ma perché ci si meraviglia tanto del fatto che i giocatori non riescono a capire e a mettere in pratica il gioco di Zeman, o perlomeno la filosofia di gioco di Zeman? Nella sua lunghissima carriera ci è riuscito due volte soltanto, parliamoci chiaro. Quindi questa probabilmente, probabilmente, spero di no, sarà una delle tantissime occasioni in cui, come Cagliari, eccetera, eccetera, Praga, eccetera, eccetera, che non sono riusciti a capire il gioco di... La colpa non è molte volte dei giocatori. Io ho l'impressione, invece, che bisogna avere delle qualità straordinarie per mettere in pratica il gioco di Zeman, cosa che non è semplice, perché non puoi trovare i giovani o giocatori bravissimi che poi magari risultano anche campioni come Signori, Baiano, Insigne e Immobile. Insomma, cioè, praticamente William Carosella sta dicendo, l'amico William, che Zeman non ha fatto nulla nella sua carriera, perché soltanto due volte si è fatto capire. Sì, i giocatori che ha avuto a disposizione sono diventati i grandi giocatori. Quindi praticamente Zeman non ha fatto nulla. Potevi evitare. Signori faceva la mezzala nella Cremonese e lui l'ha fatto diventare un uomo di punta in quel momento. Ma sì, ma è chiaro che il parere di William è leggermente di parte. No, diciamo no, così. No, ma per carità, Bruno, per carità, per quanto riguarda Foggia e Pescara, ma nessuno gli toglie i meriti che giustamente devono essergli attribuiti. Però nella sua lunga carriera non è riuscito mica sempre a fare quello che voleva fare. Beh, ma ha fatto anche... Ditemi altri giocatori che sono venuti fuori. Ma dai, su, quella verità. Io, purtroppo, la mia sensazione brutta, speriamo di no, che non sia vero questo, che quest'anno sia uno di tutti gli altri anni in cui Zeman non si è fatto capire dalla squadra. Va bene, questo è il tuo punto di vista. In realtà, Massimo, sì. Ti prometto di venire per spiegare più ampiamente con i numeri. Certo, anche poi i numeri. Ti spieghi. No, con i numeri, anche con i nomi, perché esatto. Forse avrà valorizzato. Grazie, William. Zeman, forse avrà valorizzato una cinquantina di giocatori, che poi alcuni dei quali sono arrivati fino a vestire la maglia della nazionale. Ma adesso non voglio, insomma, entrare in questa polemica. Se poi si giudica un allenatore solo per le vittorie, allora io qui non ci sto neanche, perché Zeman è un grande maestro. Zeman ha fatto bene, tra l'altro, anche alla Lazio, nel Lecce, centrando una salvezza miracolosa nel 2004-2005. Insomma, non mi pare che la carriera di Zeman sia stata un fallimento così come viene descritta, altrimenti veramente. No, chiudiamo la trasmissione e facciamo altro. Giuseppe. No, il punto di analisi forse è un altro, lui lo ha un po' estremizzato collegandolo. Con quando ha vinto e quando non ha vinto, così credo che non si vada da nessuna parte. La realtà è che anche quando le cose non sono andate bene per la squadra, per lui, per vicissitudini di esoneri o situazioni che non sono state propriamente positive, però comunque era una squadra di Zeman, che poi le cose gli riuscivano al 100%. C'era una squadra riconoscibile, che poi trovava degli interpreti che gli davano disponibilità o avevano un talento che lui riusciva in qualche modo a valorizzare, che si confaceva a quello che lui insegnava, è una cosa che chiaramente non è arrivata per tutta la carriera.
Però qui parliamo comunque di un allenatore che ogni anno metteva in campo una squadra con determinate caratteristiche, certo, che cercava di fare determinate cose che poi potevano riuscire o non riuscire, riuscire, certo, bene, benissimo o non riuscire per niente. Però comunque si vedeva che dalla rimessa dal fondo o della, cioè faccio un'identità, un esempio, tattica, se dai. Fermiamo sì, il calcio d'inizio, sì, cioè il calcio d'inizio ci sono 8 giocatori del Pescara sulla linea, sì, poi si batte, la palla si dà al difensore centrale che sta, certo, lì. Allora è chiaro che, no, 8 giocatori sulla linea così presuppongono che ci sia un qualcosa che vada a creare problemi sul, certo, calcio da fermo. Se tu la batti avanti e poi la ridai agli unici due che stavano dietro insieme col portiere, no, a metà campo, allora è chiaro che c'è secondo me è un discorso di filosofia, forse di gioco, che non si riesce, sì, a vedere, schierati 8 giocatori quando non hai fatto un tiro in porta e per una fase d'attacco, no, sembra uno che va. Però no, 8 giocatori sul calcio d'inizio, sì, dico, Però il calcio è anche spettacolo e lui ha una sua immagine, una sua, certo, personalità, una sua cosa. Assolutamente. Poi il fatto tattico, tecnico è discutibile, perché lui ha, oltre a quei successi che tu hai evidenziato, ha avuto anche parecchie scivolate. Ma per carità, perché ma, è proprio ma, un tipo di gioco particolare, carità, che ma, deve riuscirti se hai proprio. Ma questo fa parte del percorso dell'allenatore. Però dire soltanto che solo in due circostanze Zeman si sarebbe fatto intendere o capire dai suoi giocatori, cioè in occasione dei campionati vinti, mi sembra insomma un'estremizzazione che poi non è suffragata dai fatti. Noi dobbiamo sempre considerare che c'è un allenatore, ma c'è anche una squadra fatta in un certo modo. Probabilmente la stagione del compromesso, forse abbiamo visto il gol di Paulinho. Sì, no, il rigore non l'avevo visto, pazzesco, il rigore insomma assolutamente inventato a favore della Cremonese, però Paulinho ha realizzato un gol bellissimo, controllo con il petto, non so se è questo, girata a scavalcare il portiere del Perugia, davvero un grandissimo gol. Ci ha tirato, esatto, lì perché è morbido, ha fatto la roba. La stagione del compromesso, è chiaro che però Zeman anche lui deve fare di più, perché questa non è una squadra, cioè è una squadra che in questo momento non sta esprimendo un'identità, al di là dei risultati. Per la terza volta una domanda, sì, perché non ha fatto entrare una punta e ha messo un centrale difensore? Sono d'accordo con te, però quella è l'ultima cosa, Bruno. Che, sì, sì, ma non è se noi parliamo di identità. Stai perdendo 1-0, metti una punta, puoi, sì, anche cercare di migliorare. Cioè mi rimane il dubbio del perché, tutto qua. Per carità, per carità. 21:11, dobbiamo andare in pubblicità? Telefonate pubblicità. Telefonata, pronto Rete 8 Sport? Buonasera, sono Francesco, da Pescara. Salve Francesco. Allora, vabbè, ho aspettato per molto tempo, un po' veramente mi sono dimenticato cosa volevo dire. Però diciamo che stavo ascoltando quello che dicevate voi, no? Quindi sono d'accordo con te Massimo quando dici che sembrano un maestro sicuramente, ma comunque si possono fare delle analisi critiche, no? Sulla base di ciò che vediamo. Certo. Ci mancherebbe, perché noi che stiamo facendo, scusa, degli elogi sperticati a Zeman. Noi le critiche le abbiamo fatte e le continuiamo a fare. No, Massimo, non sto facendo una critica a te, no. Ci mancherebbe. No, penso, è un mio presupposto per quello che devo dire io. Sì, prego. Allora, innanzitutto parliamo di Koulibaly. Allora, il gioco di Zeman è un gioco veloce, fatto di verticalizzazione. Allora mi spiegate com'è possibile che faccia giocare un giocatore che secondo me non è all'altezza della Serie B. Non vedo perché debba crescere le nostre spese, diciamo, perché è fortemente carente di mentalità, in fase di appoggio. Quindi va a rompere il gioco sulla catena di destra e oltretutto va a concedere la palla agli avversari sulla nostra tre quarti. Secondo punto, un'altra critica. Siamo alla 12ª giornata e io ho visto fino adesso circa 12 formazioni diverse. Non abbiamo ancora un centrocampo, diciamo, strutturato, di base. Certo. Brugman viene utilizzato una partita come metodista, in altre partite viene utilizzato come mezzala e non si capisce, diciamo, dove... Sì, c'è un grande equivoco. Esatto, un po' di confusione. Sì, questo l'abbiamo detto anche noi a più riprese. Effettivamente, troppi cambi di formazione, ci vuole un assestamento diverso. E quindi questi continui esperimenti, sì, secondo me, non danno certezza alla squadra. Disorientano la squadra, secondo te? La squadra. Poi un'altra critica la fa. Ad esempio, della partita Empoli-Pescara, secondo, sì, Max, finita 3-1,
abbiamo visto prima Crescenzi al posto di Zambano, sì. Poi abbiamo visto Del Sole al posto di Benalì, sì. Quando sia Zambano che Benalì erano sono stati migliori nella partita precedente, quindi non capisco perché ha fatto questi cambi nella partita con l'Empoli. Poi parliamo di Mazzania, ok? Adesso io non riesco a capire come Zema possa preferire Coripari a Mazzania. Mazzania è una vera mezzala. Ogni volta che ha giocato ha dato filtro e spinta al centrocampo. E queste sono le cose che non è che io so. Cioè queste cose non è che c'è bisogno di essere un allenatore per dire queste cose, no? Sì. Basta vedere le cose che succedono. Quando uno va al cinema dice se la regia è fatta bene o fatta male. Sì, al di là però, ecco, no, al di là, cioè io non voglio mettere fare il parallelo tra Balzania e Koulibaly. Balzania sono d'accordo con te, però Balzania ad Empoli aveva fatto scena muta. Quindi probabilmente ci saranno state altre indicazioni. Ha fatto scena muta, però devi dire, ha fatto scena muta come tanti altri. Cioè, Balzania non ha giocato bene a Empoli, ha giocato male come tutti gli altri. Quando è andato Balzania a Empoli? Scusa, quando è andato Balzania a Empoli? Un conto tu falle entrare. Cioè, c'era Brugman come regista, metodista, c'aveva Palazzi a fianco, Non è che è andato male Balzania. Cioè, secondo me Valdir non ha mai deluso, però rispetto a Koulibaly invece è deleterio per il nostro gioco, secondo me. Perché, vabbè, ripeto, è carente di fondamentale. Poi l'altra cosa che chiudo. Velocemente però. Sì, velocemente. A questo punto, diciamo, la domanda che rivolgo a voi, sarebbe il caso di iniziare a pensare ad un cambio di allenatore? Grazie. Ecco qua, poi bisognerebbe capire qual è l'obiettivo della squadra in questo campionato, perché poi cioè, si cambia allenatore se l'obiettivo è quello di vincere il campionato e magari non si è soddisfatti del lavoro di Zeman. Però io credo che questa squadra insomma debba ancora crescere per poter ambire ad un posto al sole. In questo momento non è una squadra che può vincere il campionato, assolutamente. Mentre ascoltavo mi era venuta una riflessione. Forse oggi nel marasma un po' generale l'unica nota da mantenere positiva per, diciamo, per il proseguo potrebbe essere la prestazione non totalmente positiva per tutto il tempo, perché secondo me ha pagato anche un po' di inesperienza, quella di Carraro. Sono d'accordo. Che ricorderai, io ti dissi che per le caratteristiche che ha, lui e forse, mi azzardo a dire, Selasi, sono gli unici giocatori in grado di poter interpretare quello che vuole il mister. Poi ci sono giocatori che possono essere più bravi, più atletici, eccetera, ma secondo me in quel ruolo lì il ragazzo può fare. È chiaro che gli va data fiducia, ha bisogno soprattutto di crescere in personalità, nel temperamento e di sentirsi padrone del ruolo, perché anche per i ragazzi e soprattutto per i ragazzi sentirsi sempre in sottoesame nei 10 minuti, nel quarto d'ora, nella partita, nel tempo che giocano, comincia a diventare controproducente. Quindi io credo che il mister, una delle cose che sta cercando di fare è che a un certo punto tirerà la linea e dovrà scegliere i suoi soliti 13-14. E su quelli. Quindi siamo ancora nella fase di studio dopo 12 giornate, secondo però te? Io credo che il segnale che ha dato questo ragazzo, che credo che sia stato forse il migliore in campo per secondo il Pescara, secondo me è stato bravo. È stato Carraro sostituito nella fase in cui, non avendo il ritmo partita, stava un po' scemando. Gli si può imputare solamente forse di non avere la personalità del 25enne, del 30enne che ha 200 partite dei professionisti sulle spalle, però come ha detto giustamente Massimo, io credo che ha fatto le cose fatte per bene. Centrocampo deve sapere chi sono il nodo è tutto lì. E al di là dei singoli, perché prima giustamente Francesco ha parlato dei singoli di questa squadra, chi convince più, chi convince meno. Purtroppo il problema è l'identità, cioè in generale manca ancora un'identità, ci si deve ancora anche personalità, sono d'accordo. Che non mi pare che sprigioni effettivamente personalità perché questa squadra. Perché gli anziani non hanno tanta personalità da poterla inculcare, perché non mi sembra che Benali oppure Zampano, pur bravi che sono, il Bobo ce n'è uno ma là in fondo, voglio dire, non c'è nessuno in mezzo che possa anche aiutarli un pochino. È vero, a crescere. Andiamo al telefono, pronto Rete 8 Sport e poi pubblicità. Pronto? Pronto? Sì, buonasera. Buonasera, sono Franco. Ciao Franco. Carissimo. Salute a te, agli ospiti. Un saluto
particolare ciao. A Bruno. Ciao Franco. Ok. Massimo, sì. Ma Pettinari come fa a sbagliare quei gol? Io non ho capito. A porta vuota. Pettinari. È esagerato proprio. C'è anche chi non la pensa come noi, Giuseppe, migliore in campo. È giusto. Ma è giusto. No, perché... io mi preoccuperei se tutti la pensassero come me, sapendo come la penso. Sì, sì. Secondo me è stato tra quelli che si sono salvati, io sono d'accordo con te, del Pescara. Carraro, prego Franco. Volevo dire, scusami, ma come mai ogni settimana, ogni partita il mister cambia formazione? Possibile che non abbiamo una formazione fissa? Che può giocare? Boh, non lo so. Lo so. Tutte domande, no. Tutte domande. Il solito refrain. Studio, grazie, grazie Franco. Ciao Franco. Grazie Franco. Allora dobbiamo andare in pubblicità, però velocemente. L'ultima telefonata. Intanto leggo un paio di post. Buonasera a tutti, scrive Massimiliano Gentile. In merito alla partita di oggi posso solo dire che è stata la prestazione più brutta della stagione. Zeman deve spronare i giocatori e far restare alta l'attenzione, ma con Ganz che ci facciamo? Le offese a me non piacciono. Mi auguro un risveglio per far risultato venerdì prossimo. Poi Maria Assunta Rastelli, buonasera a tutti, siamo sicuri che i metodi e la comunicazione adottati dal tecnico siano seguiti dallo spogliatoio, vista la prestazione di oggi in campo? Vorrei una risposta in merito, penso che tu ne abbia parlato Giuseppe diffusamente, ma lo stesso Bruno, penso che manchi mordente convinzione sulle proprie capacità dei singoli giocatori. La Serie B è un campionato lungo con alti e bassi, per cui il Pescara ha tutte le carte in regola per giocarsela, ci vuole soltanto a volte anche il coraggio di cambiare modulo e gioco. Un grosso saluto allo studio. Che cambi Zeman sistema di gioco, credo che sia più facile vedere qualcosa. Esatto. Allora andiamo al telefono, pronto Rete 8 Sport e poi pubblicità. La Roma pronto. In vantaggio 1-0, ha segnato El Shaarawy. Sì. Pronto? Sì, buonasera. Buonasera, sono Mauro Di Giovanni. Salve Mauro. Aspirante opinionista. L'aspirante opinionista. Ah, grazie. L'amico mio, l'aspirante opinionista. Come va Mauro? Ma io... Discretamente, dai. Sì. Ti sento tonico. Io aspetto sempre, anche se non sono... Vabbè, non c'è no, problema. Ma tu sei... la tua candidatura è sempre calda, molto non, calda. Evidentemente non sono gradito. Ma non è vero, chi l'ha detto questo? Scusa, vuoi sostituire Bruno Pace e Giuseppe Tambone? Scusami. No, non mi permetterei mai. Hai dato la risposta alla tua domanda. Si può fare pure un terzetto. Andiamo al dunque, perché allora, dobbiamo il terzetto qui purtroppo non è contemplato voglia. In questo studio. Allora, scusami, sì. Fammi dire quello che... Sì, però velocemente. Io non ce l'ho con nessuno, però io sono sicuro sì. che come l'anno scorso, anche quest'anno la squadra non l'ha fatta il tecnico. Sì. Va bene? Quindi è inutile che vogliamo fare sempre gli stessi errori, facciamo sempre gli stessi errori. Io la colpa, già te l'ho detto, di chi può essere, perché la squadra la fa l'allenatore. Questo Zema ci sta mettendo del suo, per carità, ma non sono giocatori come l'anno scorso, non li ha presi 8, non sono giocatori che vuole Zema, chi vuole capire capisce. Buonasera. Sì. Grazie Mauro Di Giovanni, però insomma hai sostanzialmente detto quello che stiamo sostenendo da tanto tempo, cioè la stagione attuale è figlia di un compromesso. Detto questo, praticamente abbiamo detto tutto. Ma no, io penso che Pavone sia intervenuto nell'acquisto di questi giovani. No, qualcosa sì. Sì, come ha già detto, ha fatto rilevare, ha sottolineato Giuseppe Tambone, Zeman chiedeva un ricambio generazionale che per tanti motivi non è stato possibile attuare, e quindi è chiaro che è figlia di un compromesso. A prescindere poi dalle responsabilità di Zeman, che ci sono, perché se la squadra non ha un'identità dopo 12 giornate, la responsabilità è anche dell'allenatore. Però ci in questo contesto bisogna anche dire che comunque come spogliatoio, come organico, il Pescara è tra le prime 5, 6, 7 del campionato, sì. che significa che già se si riesce a stimolarli e a farli rendere e a trovare una quadratura... Il patrimonio c'è, assolutamente. Quindi questo messo all'interno di un campionato che va a rilento, perché se in un'altra stagione era la vetta o la promozione oppure anche i playoff erano abbondantemente, c'è tempo insomma per recuperare. Qui siamo a 2 punti, c'è tempo punti. Per recuperare. Perfetto, allora dobbiamo andare in pubblicità e poi il finale di questa trasmissione, terzo tempo live. Ricordiamo che domani il Teramo giocherà a Bergamo contro l'Albino Leffe, che viene da 6
6 risultati utili consecutivi, 5 il Teramo, 4 pareggi e una vittoria. L'Albino Leff è una buona squadra, ben allenata da Albini, tra l'altro ha due ottimi attaccanti, o meglio un trequartista come Sbaffo, che comunque ha giocato in B, è un giocatore assolutamente noto, ex Ascoli, Avellino, ha giocato anche col Piacenza. E poi c'è Coco, che è un elemento interessante, che ha giocato nella Maceratese fino a un paio di anni fa, se non vado errato, un giocatore davvero molto interessante. Ma anche il Teramo ha le sue carte per magari potersi imporre allo stadio Atleti Azzurri d'Italia di Bergamo, domani ore 14:30, pubblicità e poi termineremo la trasmissione. Le 21:29, giusto il tempo per leggere un paio di post, dobbiamo chiudere la trasmissione Terzo Tempo Live, interamente dedicata al Pescara venerdì, Pescara-Palermo alle 20:30, l'anticipo della 13ª giornata del campionato di Serie B. Eleonora Trivisonno scrive: buonasera Massimo, ma sbaglio, solo una settimana fa in molti parlavano di lotta per la promozione, chiaramente non è una domanda a te ma uno spunto di riflessione, ci vuole più equilibrio sia nelle critiche che nelle esaltazione. D'altra parte, la campagna acquisti è stata fatta per un tranquillo campionato e i risultati lo stanno solo confermando. Che ne pensate? Brevemente proprio? Questo è normale dappertutto, se tu perdi due partite, certo, dicono e si preoccupano di voi, altrimenti con due partite, con quella mucchiata che c'era, certo, eravamo praticamente a due punti dal primo in classifica, c'è da pensare, quindi insomma, una cosa normale che capita dappertutto. Giuseppe? Con tutto quello che è successo, pensa solo a riavere i 6 punti delle vittorie sfumate in pareggi e ti rendi conto che nonostante tutto le chance sono lì a portata di mano, però è chiaro che bisogna cambiare marcia. Con la Salernitana sembrava che loro fossero, sì, adesso hanno 19 punti da 9 risultati, potremmo farlo anche noi, ma non so. Dobbiamo chiudere. Chiudiamo. Mi dispiace tanto interrompere questa amabile conversazione con voi, grazie a Bruno Pace e Giuseppe Tambone che hanno come al solito nobilitato questo consesso. Grazie a voi che ci avete seguito da casa, soprattutto grazie al nostro regista Max Pacilio, che oggi ha dovuto fare un lavoro molto ma molto complesso perché sono state tante le telefonate. Ci scusiamo con quanti non abbiamo mandato in onda, ma per motivi di tempo, perché Bruno è davvero verboso, parla tantissimo, no, scherzo naturalmente Bruno, grazie ancora Bruno Pace e Giuseppe Tambone, grazie a tutti, buona serata. Station.